Buongiorno a tutti, eccoci alla settima puntata di Maledetta Primavera, dedicata ai canti del coronavirus, a tutto quanto è stato scritto in questo periodo di quarantena, arrivato alla fase 2, in prosa e in poesia, dedicato a questo tema, così grave. Non ho ancora granché approfittato della fase 2, a dire la verità, e questa la dice lunga su come siamo messi, nel senso che è abbastanza significativo che rimanendo così isolati poi si faccia addirittura fatica a uscire. Forse riusciamo un po' a capire meglio, almeno chi non è mai stato in galera, cosa significa appunto finire al gabbio o in gabbia, maschile, femminile, non importa. La ricerca dei testi per questi canti del coronavirus, scritto con la K, perché la K è indice di cattiveria e questo virus sicuramente è abbastanza cattivo. Cattiveria perché rimanda al Ku Klux Klan, a certi nazisti, la K. E canti del coronavirus, dicevo, una ricerca avvenuta per la rete di conoscenze letterarie, le amicizie, le notizie che si trovano online e che ha portato a scoprire ben tre antologie. In questa prima parte trovano posto comunque Lorenzo Mullon, un poeta molto particolare, e nel senso che si autodefinisce poeta ambulante e che si è ritirato al momento in montagna. Ho dato la voce a lui appunto per problemi tecnici, così come a forse il poeta più anziano di Genova in attività, in piena attività, un poeta che compie 90 anni, appena compiuto 90 anni, Enrico Mursi, auguri tra l'altro. È il Bano trapiantato ormai da anni a Genova, abita nei pressi della Biblioteca Universitaria di Genova, sopra via Balbi, che ha composto Manrico Murzi un trionfo della morte. E vi dicevo delle due antologie, sono una a cura di Roberto Marzano, poeta cantautore piuttosto estroverso, un'antologia cittadina, popolare, a volte persino naif, il testo è rintracciabile su web, vedrete l'indirizzo, molto colorato, con immagini varie, insomma, e molto variegato. E un'altra antologia invece più appartata, più intima, che si intitola Decamerone 2020, scrittore alla finestra, a cura di Gianmarco Parodi di Sanremo. E entrambe sono abbastanza ben rappresentate nell'antologia di Roberto Marzano. Abbiamo la presenza di Luca Valerio che ci proporrà una sua composizione e Fabio Barricalla che è un dottore di ricerca, filologo, e che sta componendo un diario, sta tenendo un diario della quarantena. Sono rimasti fuori dal materiale che ho raccolto almeno una decina di persone. Vedremo di appunto fare altre puntate dei canti del coronavirus. Una sarà il 15 di maggio prossimo, il venerdì. Probabilmente sarà necessaria una terza parte dei canti del coronavirus perché i contributi sono veramente interessanti ed è un peccato non diciamo divulgarli. E un appuntamento molto importante sarà il 18 maggio con il decennale della morte di Edoardo Sanguinetti. Sarà un video in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, con colleghi di Sanguinetti, allievi che interverranno, diversi contributi e letture importanti. E
E poi vedremo di arrivare anche al 29 maggio, quando ci sarà una puntata, forse l'ultima, chissà, dedicata alle guide sghembe di Genova, perché sono state scritte diverse, diciamo, guide non usuali della nostra città, e mi sembra giusto renderne conto, e quindi che sia anche di buon augurio per riprendere a esplorare, a camminare più in libertà. Ed ecco, passo la parola ai poeti di questa prima parte della settima puntata di Maledetta Primavera. Ecco il primo dei poeti, Lorenzo Mullon, di Trieste, nato nel 60, come me, l'ho conosciuto qui a Genova qualche anno fa per incroci poetici vari. Ha vissuto a lungo a Milano e ha sempre sostenuto di poter vivere facendo il poeta ambulante. Ora è in montagna. Caro Alberto, l'emergenza mi ha sorpreso in montagna dalla mia compagna. A parte il dispiacere per i malati e chi non c'è più, sembra di abitare nel vero mondo. Non ci sono rumori. E nemmeno le scie degli aerei nel cielo. L'azzurro è veramente azzurro. Certo, non posso fare il poeta ambulante e non esiste la cassa integrazione per gli artisti di strada. Mi devo stringere all'osso, ma sono contento. Qui al supermercato c'è la spesa sospesa, come i caffè sospesi a Napoli. Poi sto curando l'orto. Insomma, forse ce la caviamo. Speriamo bene, anche di rivederci. Un abbraccio, Lorenzo. Ecco, caro Alberto, cinque poesie di questo strano periodo. Se pensi che qualcuna possa andare bene, grazie di pubblicarla. Invece, mannaggia, non ho il cellulare, nessuno fa l'audio. Perdonami, adesso vado a vedere i video. Un grande abbraccio, teniamoci stretti alle persone che ci vogliono bene, poi la vita è un casino, ma l'amore rimane. Ciao, Lorenzo. Con la pioggia scendono le profondità del cielo. Termina la siccità. Riappare il torrente che sposta massi e montagne con l'agilità dell'onda. Per un istante ogni cosa ritorna una con se stessa e con il tutto, fluendo nel mare dell'esistenza. Prima o poi ci risveglieremo da questo sogno dopo aver ascoltato tutte le parole possibili in tutte le lingue. Dopo averne inventate di nuove, distrutte altre, spazzate via o dimenticate, dopo aver declinato il dolore in ogni modo, averlo mischiato in tutte le gradazioni, digerito, ricombinato e visto in ogni sua sfaccettatura, dopo esserci presi e poi lasciati e ripresi mille volte e abbandonati altre mille ancora. Nel bosco le distanze si fanno sottili. Il brusio delle api è un tappeto volante. Lungo il sentiero dei cinghiali, un torrente invisibile d'aria calda fa vibrare gli anemoni. Credevo di essere un nome e un volto. Invece noi siamo l'eternità stessa, che dorme il sonno del tempo e non si accorge di sé. Ciao a tutti, io sono Roberto Marzano, poeta e cantautore, qui però in veste di editore,
di Si fa per far benedizioni, una casa editrice improbabile che prende vita soltanto per creare dei piccoli ebook molto divertenti e colorati che danno spazio ad artisti provenienti da tutta Italia, non solo poeti, ma anche fotografi, narratori, pittori, eccetera, eccetera. Gli ultimi due numeri sono dedicati al coronavirus e si chiamano L'umore ai tempi del corona e manteniamo le distanze. Dunque, io personalmente non sono riuscito a scrivere, ho avuto una specie di blocco emotivo a scrivere nulla su il Covid, se non questa piccola poesia che vi propongo. L'amore ai tempi del corona. Ci troveremo più in là. A sventolare le braccia, senza paura vicini meno di 1 metro la faccia, e se la mascherina sul viso buio ghigno stupito ci avrà sbiadito le labbra, sarà il sorriso degli occhi a darci luce e colore, dopo il dolore e l'attesa di qual domani che ora è arrivato a baciarci la bocca. Questo giorno mi sembra inutile, c'è da dire ho dormito secco, solamente con il sonnifero, e mi sveglio col mal di schiena, non ho mica la cervicale, solamente la prima vertebra che mi tedia col suo picchiare. Sono un'anima sempre in pena, dentro un giorno che a malapena si dipana col contagocce, faccio vasche nel corridoio e riconto i miei dischi e i quadri e rileggo i miei libri a stento. E li ordino per formato e mi vesto ma senza scarpe per buttare la spazzatura e recarmi fino all'edicola con la maschera sulla faccia e i guanti da cameriere perché voglio notizie nuove e le vuole pure mia madre che non sa della quarantena e che è forte ma più di me nonostante il suo morbo stronzo perché ha visto i nazisti in casa la follia quando l'uomo impazza. Ed è lei che mi fa coraggio. Questo giorno mi sembra isterico, che ogni giorno somiglia all'altro, che mi sento nel dormiveglia. Sogno te che mi dormi accanto e che mami col tuo respiro. Tutto quanto mi sembra sabato, molto lento incidentalmente, e mi vesto la parte sopra, amoreggio la telecamera. Ed affitto una sedia scomoda e mi guardo dirette a pioggia di persone col sale in zucca, mica son la televisione che ci parla solo di curve, e mi inquadro in diretta raffica e lo faccio, narro scenari come fa la mia grande capa, ipotetici ed iperbolici, ma scenari mi sta sull'anima, proprio come parola in sé, e li scrivo, ma tutti in metrica. Quando batto sono disgrafico, la tastiera che mi confonde, i pensieri con gli allegati e la massa di surgelati, che poi guardo i congelatori e c'ho ancora 2 o 3 gelati. Questo è il giorno in cui poi si accumula la colonna di cibo in frigo, pomodori su peperoni, mozzarelle su mozzarelle, il formaggio stracchino amaro, il budino vicin vicino. Ed il vino, quello in cartone, i legumi, la pasta fresca. Io sprofondo per settimane. Vorrai mica qualcuno che esca?
Buonasera a tutti, un saluto da Sanremo, io sono Fabio Barricalla, l'amico Alberto Nocerino mi ha chiesto di spiegare, insomma, se stavo scrivendo come tanti altri, penso in questo periodo, non è che la quarantena sia un periodo tanto favorevole da vari punti di vista, in ogni caso sì, io sto scrivendo e quindi insomma leggerò un pezzetto di questo diario della quarantena che sto scrivendo da più di 50 giorni ormai, insomma, e insomma, spero che sia qualcosa di insomma, che possa portare qualcosa di buono anche a voi. È totalmente inedito, per cui nel caso dovessi mai pubblicarlo, ci sarà un validissimo motivo. Giorno primo, mercoledì 11 marzo 2020. Esco nel primo pomeriggio. Da casa alla Pigna incontro poca gente. L'altro giorno un ragazzo parlava col viva voce e chiedeva: "Ma chi ti vuole pestare?" La ragazza dietro: "Saluto la Madonnina del Roglio, mi benedice forse." Scantono, gli angeli è chiusa, vagolo per le strade, si circola. San Siro è aperta, mi infilo. Mai entrato in San Siro per conforto, meglio di niente. Dentro turisti. Lo capisco da come si muovono. Da come stanno seduti. Exeunt. Mi avvicino alla Madonna, accendo una candela. All'uscita il rosone mi guarda. A casa Conte ha parlato, tutto serrato. Sul tre c'è un tizio che parla dei tabaccai, che chiudono anche quelli, forse. Sigarette ne ho, poche. Di whisky ce n'è, me ne fumo una. Il tizio ha detto che fumare bisogna smettere, che il virus colpisce i polmoni. Me ne frego. Tu non ci sei, tu non ci sei più, ma ti penso. Dopo fumato butto giù un gotto di whisky, non mi fa niente, ne bevo un altro e torno a scrivere queste note. Muoio. Al terzo gotto fa effetto, ne sono sicuro. Dovrò ribere. Perché c'è questo rumore di fondo? Ho la testa piena di melma, mi ritrovo a pregare. Vorrei soltanto un piccolo miracolo. Ciao a tutti. Allora, il progetto Decameron è un progetto che nasce durante la quarantena. È stata un'idea di inviare una mail a tutti i contatti che potevano essere interessati a scrivere un racconto che trattasse di questo momento qua, un po' per, come dire, lasciare un segno raccontato di quello che stava accadendo e metterlo lì per il futuro, perché non si sa mai se un giorno dovessimo dimenticarcene. A questa mail hanno risposto in tanti, siamo risultati alla fine 35, ognuno ha scritto un racconto molto bello, l'abbiamo unito in un'antologia, abbiamo poi realizzato insieme a Leonardo Bellasio, che è un web designer, un sito molto, molto bello, di facile anche visione. Abbiamo collegato il sito a un organismo di crowdfunding, ossia significa raccolta fondi, e dietro la donazione di una piccola offerta alla Protezione Civile si può scaricare questa antologia di 35 autori, la maggior parte siamo liguri, si troverà poi sul sito tutte le biografie e appunto tutti i proventi vanno alla Protezione Civile. In questo momento qua, in questi giorni qua, abbiamo raggiunto la cifra di più di 1.100 euro, per cui è un progetto molto valido, sta funzionando molto bene, i racconti sono molto belli, per cui vi auguro di poterli leggere presto e di poterci supportare. Grazie. Aprì gli occhi all'improvviso, prima che la suoneria molesta della sveglia interrompesse la quiete della stanza. Restò immobile, in ascolto.
Fuori regnava un silenzio irreale, una quiete strana, anomala, innaturale, avvolgeva tutto. Come per magia, i rumori consueti erano scomparsi e il mondo pareva avvolto da un velo sottile che immobilizzava le cose, come in una fotografia. Il nemico era là fuori, in agguato da qualche parte, un infido alieno invisibile. Libero di prendere possesso di corpi ignari e indifesi, aveva invaso paesi e città, e non c'era altro modo di fermarlo se non rimanendo in casa. La biblioteca, il suo lavoro, la sua passione, era stato uno dei primi luoghi a chiudere. Troppa gente seduta intorno ai tavoli, gli uni vicino agli altri, e il killer amava la vicinanza, la promiscuità, il contatto. Lei continuava a lavorare nelle grandi sale ormai vuote che fino a qualche giorno prima avevano accolto l'umanità variegata che attingeva alle risorse preziose di quel tempio della conoscenza. Le persone avrebbero voluto continuare a varcare il grande portone d'ingresso che ora era sbarrato. Ogni giorno qualcuno scriveva o telefonava per chiedere se fossero aperti, pur conoscendo già la risposta. Si viveva ora per ora, giorno per giorno, chiusi in casa, con la speranza che il nemico si ritirasse sconfitto. Lei, fino a che le fosse stato permesso, avrebbe riaspettato il suo turno in biblioteca, rassicurato i lettori che il prestito scaduto non era un problema, avrebbe dato informazioni e risposto alle mail, la conoscenza li avrebbe salvati e lei doveva fare la propria parte. Aveva sempre pensato che il bibliotecario era una specie di sacerdote. Custode di una sapienza antica che si tramanda da generazioni e come tale aveva dei doveri. Doveva prendersi cura dei libri, spolverarli, riordinarli, scartare i più malandati e catalogarne dei nuovi, perché quando tutto sarebbe finito, i lettori avrebbero voluto rifarsi del tempo rubato dal virus e sarebbe stato bello rivederli, aggirarsi curiosi tra gli scaffali e cogliere i loro sguardi soddisfatti nel trovare tante novità. Con un movimento deciso, sollevò le coperte e si alzò dal letto. Doveva fare attenzione, seguire le indicazioni dei medici. Il bastardo invisibile non l'avrebbe avuta. Le grandi sale della biblioteca, che di solito ascoltavano le risa sommesse dei ragazzi e riecheggiavano ora solo il rumore dei suoi passi, l'avrebbero protetta come le stanze di casa sua. Fece colazione, si vestì e uscì. Le strade erano deserte, da lontano udì un cane abbaiare. Indossò la mascherina, i guanti di lattice e si avviò veloce nel silenzio spettrale della città. Questo nuovo trionfo della morte di Manrico Morzi. Con in mano la ribeda canto nel cantone di una piazza disertata e dico: ossa in tripudio scrocchiano con l'energia di una fonte occulta. Bacchettano se stesse stecche rinsecchite e dappertutto la smorfia bordeggia, un cavallone d'angoscia. Rumoreggia. Smunta è la carne del cavallo e della morte che bruta lo cavalca. Salta, balla e poi s'accascia. Sghignazza, morde e poi singhiozza. Urla, scalcia e poi balbetta. Le sue frecce scocca in fretta e avanvera come irato bracconiere. Gocciolante scorre il sangue, nella bocca soffia e bolle dei feriti e dei morenti. La funesta gli occhi sbarra, poi li chiude, spegne il lume. Mancano il pianto e luogo
e tempo arranca nel profondo il gran dolore. Ortus conclusus diventato è il mondo, un pozzo di paura e l'aria buia è percossa da voci di mestemmia e preghiera che pendono come festoni arricciolati ai bordi delle mura. Pianti e grida feriscono il cielo, non passi di danza nella disarmonia dei suoni, è il trionfo della morte senza carri infiorati, con la minaccia della falce brandita da ossicine scarnite di fragili dita. La morte muore mentre dalla morte, sacerdoti e poeti, dame e cavalieri, regnanti, ricchi e potenti passano all'altro mondo e i poveri senza un pezzo di pane sotto ai denti invocano la fine ai patimenti. Che senso avviva la parola amore e un cuore da una freccia ancor trafitto? E grida la donatrice di ombra e lutto. Sono ancor maledizione nelle giornate del 2020. Virus mi chiamano, obbligato come si vuole ad essere parassita per dirmi vivente. Guardato al microscopio sono corona di splendidi colori. Somiglia a quella che i defunti si dona per infiorare il cammino all'altro mondo. Chi voglia di mie gesta un bel racconto, in terra siciliana allor si rechi, dove sulla parete di un cortile del grande ospedale cristiani insieme a islamici vi davano assistenza, due ignoti maestri in metà del 400 dicono che io non risparmio nessuno, tutti metto allo stesso livello, e già di Napoli un principe lo disse. Pur vivente sono scheletro già, scheletro è il mio cavallo, e assassina mi avvento con la furia del vento. Intanto chiacchiera la fontana ludica giovinezza, mentre un'arpa emana tocchi di languore, e l'aquila posata sulla spalla di Giovanni scorge a fatica il bagliore di luce della nuova città. Aristotele insegna che guardare la guerra, pace, ci dà. Genova, 31 marzo 2020.